Ciao a tutti, per rispondere alle domande di alcuni di voi ho deciso di fare questo video presentazione quasi tutorial. Ho dovuto aspettare il bel tempo, ma fortunatamente una notte l'ho avuta. Ed eccoci qua a spiegare un attimino come funziona. Starpy è fondamentalmente un computer formato pacchetto di sigarette che consuma pochissima corrente, quindi è estremamente utile nelle sessioni fuori casa e che si connette via wifi o al telefonino o a internet se avete una linea internet wifi o ethernet. Quindi vi dà anche la possibilità di lavorare remoto, cosa che io già ho fatto un paio di volte. In questo momento mi sto andando a creare un piano per la fotografia. Sono col simulatore, non ho ancora attaccato effettivamente il telescopio. E sto dando i parametri di 600 secondi, 3 fotogrammi in bin in 2 e il filtro, come vedete, è quello alfa. Aggiungo il valore e adesso lo vado a salvare e lo salvo come 600 secondi bin 2 alfa. Ok? Mi servirà dopo. Ho l'esigenza di creare un piano per fare, nel mio caso, un mosaico, ma potrebbe essere per esempio multiriprese durante la notte. Io ho già fatto una parte del cavallo e ho pensato di fare il mosaico per ampliare. Allora, per prima cosa gli diciamo qual è il piano che deve usare per fotografare, sono quei famosi 3 frame da 600 in alfa. Poi gli dico che percentuale di sovrapposizione voglio nei riquadri, in modo che una rotazione, qualsiasi piccola cosa, ho margine per recuperare. E gli dico quanto deve essere fatto. In questo caso orizzontale e verticale è 2x3. E vado a mettere il cavallo in corrispondenza delle linee, in questo caso del riquadro numero 3, perché già ce l'ho, quindi poi lo escluderò dal piano. Ecco, faccio in modo che vada perfettamente a sovrapporsi con le linee poi degli altri. Ecco, fatto, e in questo momento è fatto, e creerò. Ecco, adesso il lavoro è stato impostato con tutte le coordinate, vado a muovere il 3 perché è già cavallato e do l'avvio. Ecco che il telescopio ruota e va a raggiungere la posizione di tutto il resto della nebulosa che voglio riprendere, che come abbiamo visto sono 6 riquadri, quindi uno già è fatto, ne farò altri 5, più o meno della stessa durata. Ruota il telescopio, perfetto, e adesso andiamo subito a vedere che Running si è messo in movimento. Sta facendo il fuoco in automatico, quindi sono tutte cose che fa in automatico quando è impostato il lavoro. Adesso ha finito di fare l'autofocus e va a centrare con la risoluzione astronometrica esattamente il riquadro che gli interessa per fare la ripresa, con una precisione di circa 15 arcosecondi. Perfetto, adesso che ha finito di fare la risoluzione è passata la guida alla calibrazione, quindi automaticamente fa la calibrazione, va avanti. Un controllo alla velocità di guida, 0,5 va bene, la calibrazione sta per finire, è finita e contestualmente lui ha iniziato a riprendere. Ho accelerato un po' il frame perché 10 minuti da aspettare per guardare il risultato poi finale mi sembravano un po' troppi.
Ed ecco il primo frame del mosaico. In effetti non è il primo perché aveva iniziato qualche sera fa, dico, è dimostrativo, sia chiaro, anche se è fatto in tempo reale. Ho anche impostato che ogni 90 minuti, default è 60, a prescindere da tutto, ricontrolli il fuoco, perché specialmente a inizio serata può capitare che con lo sbalzo termico vada fuori fuoco, quindi è bene settare sempre questa opzione. Vi fa perdere qualche istante, ma credetemi, ne vale la pena. Adesso vi faccio vedere com'è la visualizzazione direttamente sullo smartphone. Il mio telefonino, in questo zoomato, perché così dico, viene facilissimo sia a leggere che a scrivere. Questa è la guida, controllo la guida. Tutto questo lo potete fare anche in remoto, cioè significa anche se non siete a casa, anche se siete a 1000 km di distanza. È estremamente intuitivo, è tutto racchiuso in un'unica suite. Assolutamente geniale. Per quanto mi riguarda, ne sono innamorato, ma del resto mi pare evidente. Credo che per ora sia tutto. Un caro saluto a tutti quanti. Ciao da Giosi.